Mancano poco più di 10 minuti alla partita, giusto in tempo per fare un video veloce su Napoli-Genoa 1-1. Mi sbagliavo. Io a inizio partita ho visto qualche errore, non lo so, ho pensato male, non lo nascondo, dato i trascorsi tra le due formazioni. Invece, non solo mi sbagliavo, ma chiedo umilmente scusa. Ho visto una buona partita, devo dire. Il Genoa che conferma quanto di buono sta facendo vedere. Cioè, allo stato penso sia l'unica a non aver perso né con Inter né con Juventus, ottenendo due pareggi in casa però strameritati. Io penso che Gilardino in quest'anno e mezzo abbia fatto un ottimo lavoro, abbia veramente risollevato un ambiente depresso, abbia veramente ridato vita, ridestato quell'animus pugnanti tipico, specialmente nelle partite interne del grifone. Sì, c'è stata la sconfitta 4-1 con l'Atalanta, però bisogna tenere conto di due robe. L'Atalanta è con l'Inter la squadra più in forma del campionato, con le milanesi la squadra più in forma del campionato. Però il Genoa, raga, se l'è giocata. Il Genoa se l'è giocata. Contro l'Atalanta il Genoa se l'è giocata. E per me, sinceramente, a parte il fatto che è maturato tutto negli ultimi minuti, non dico la vittoria dell'Atalanta sia bugiarda, però per me i quattro gol non ci stavano, e oggi l'ha dimostrato dopo un avvio un po' contratto, devo dire, con alcuni errori difensivi, devo dire. Poi ha cominciato a rispondere colpo su colpo agli attacchi del Napoli con una certa personalità anche, devo dire. Andando in gol, essendo spesso pericoloso, soprattutto con Matteo Retegui. Oh, sapete una roba? A me Matteo Retegui non dispiace come giocatore. Davvero non dispiace Matteo Retegui come calciatore. È un ragazzo che si è cavato con grande umiltà nella realtà del campionato italiano. Sì, non sta segnando molto, però non sta neanche facendo così male, questo bisogna riconoscerlo. Niente, praticamente. Poi ho visto il Napoli, Napoli che gioca a sprazzi, Napoli che si vede che gli manca uno sbocco offensivo, si vede la mancanza di Osimhen. E si sente. Io non ho, onestamente non ho capito molto la scelta di Mazzarri. Sì, c'è il Barcellona mercoledì, ho capito, c'è il Barcellona. Però io, guardate, a meno che questi non ambiscano al mondiale per club, dovrebbe vincere altre tre partite, il che vuol dire come minimo superare il turno col Barcellona. Potrebbe, il Napoli dell'anno scorso l'avrebbe sicuramente fatto, avrebbe sicuramente battuto il Barcellona. Quest'anno sarà un po' più difficile, ma non è che il Barcellona stia brillando, eh. Comunque, non è certo una squadra imbattibile questo Barcellona. Cos'altro si può dire sul Napoli? Che sia Simeone sia Raspadori, uno, non stanno rendendo come l'anno scorso, e a maggior ragione non riescono fino in fondo a far sì che l'assenza di Osimhen sia meno evidente in campo. Il pareggio penso sia giusto, altro gol di Nonge, però il Napoli, dopo la partita di oggi, veramente non si complica maledettamente.
l'accesso alla Champions, 6 punti dietro Bologna-Atalanta, e considerate che devono ancora giocare, deve ancora giocare la Roma, deve ancora giocare la Fiorentina. Cioè, il Napoli, così com'è, rischia anche di non fare le coppe l'anno prossimo, io lo dico. Con questo andazzo, o Osimhen entra con la cazzimma giusta, oppure il Napoli rischia davvero di non entrare nelle coppe il prossimo anno. Perché considerate, le prime 5, le 3 strisciate, Bologna, anzi le 4 strisciate, perché bisogna anche contare l'Atalanta, il Bologna, la Roma, la Lazio, la Fiorentina, che comunque li sono davanti. Bologna, Lazio, Fiorentina, li sono davanti. E non solo, hanno dietro, oramai hanno il Torino dietro le chiappe, oramai hanno il Torino dietro le chiappe, questi qui. Boh, davvero questi rischiano di non entrare proprio nelle coppe il prossimo anno? Perché non mi dà, senza Osimhen, ogni tanto si accede con la Kvaratskhelia, ma poi si eclissa per lunghe fasi della partita, ma poi per poi riprendere. Non è una bella situazione. Io vi ho più volte detto cosa penso dell'inizio di questa stagione, di Rudy Garcia e tutto il resto. Ma una volta via Garcia è stata un'escalation di tensioni, di problemi che veramente non hanno fatto bene a questa squadra. Non hanno fatto bene. Vige, sembra una squadra dove davvero vige l'anarchia. Dove davvero vige l'anarchia. Questa è l'impressione che mi dà il Napoli di quest'anno, davvero dico, Ed è un peccato, vista la grandissima, la splendida, storica stagione dell'anno scorso. Ed è davvero un peccato, devo dire. Non riesco a capire quale possa essere il problema di questo Napoli. Davvero non riesco a capirlo. Davvero non riesco a capirlo. Cosa sia successo in quel cazzo di spogliatoio. Delle volte il Napoli a me dà l'impressione, oggi non ha giocato una partita malvagia, però si vede che gli manca qualcosa. Si vede che gli manca, non lo so, quella convinzione, quella determinazione. Non è che non si impegnano, e sembrano non crederci più in questa squadra. Io per questo dissi, guardate che per come sono messe le robe, io ho l'impressione che a fine anno ci sarà un fuggi-fuggi generale, un fuggi-fuggi che è già iniziato a gennaio. Elmas, Zielinski, probabilmente Osimhen, Kvaratskhelia non sappiamo. Ho come l'impressione che a Napoli si stia già pensando a un futuro ridimensionato rispetto a questi anni. Boh. Boh. Perché mentre una squadra delle volte, perché quando loro si impegnano, delle volte quando attaccano, l'azione è tambureggiante, non è ordinata, bella da vedere come l'anno scorso, ma è tambureggiante, è determinata. Ma onestamente si vedono le pecche. Con tutto il rispetto, perché è un bravo giocatore, non può essere Nonché, appena arrivato dal Verona, penultimo in classifica, a togliere le castagne dal fuoco alla squadra campione d'Italia. Evidentemente, più di un elemento o ha la testa altrove, oppure non crede più in se stesso in questa squadra. Io non so quale possa essere la considerazione di Walter Mazzarri nello spogliatoio che hanno i giocatori. Ecco, forse magari serviva un Gattuso bis, magari, perché Gattuso è uno che, seppur non proprio un tecnico di prima fascia, però comunque uno con carisma, in grado di trasmettere determinazione, è in grado di farsi rispettare in quella spogliatoio. Io perché ce li voglio vedere, o si viene qua alla scheda a fare i coglioni con Gattuso. In effetti Gattuso, dopo l'addio di Ancelotti, risollevò in un certo qual modo la squadra, perché era messa grosso modo come è messa quest'anno. Io non so se la scelta,
dell'allenatore apprezzato dai tifosi sia stata una roba conveniente. Intanto la partita sta per cominciare, mancano 3 minuti. Non so, a Roma pare stia funzionando con Daniele De Rossi, ma Daniele De Rossi ha fame, è uno che ha fame. Mazzarri, il meglio della sua carriera, pare averlo già dato. Boh, pur apprezzando io Mazzarri come tecnico, voi lo sapete, no? Raga, non so quale possa essere il problema di questa squadra. È veramente difficile, veramente difficile capire quali possano essere le cause di una squadra che sembra aver perso tutte le certezze, tutte. In genere, comunque qualcosa ti rimane, qualche automatismo dal precedente allenatore ti rimane. Dovrebbe essere così, quant'anche ci fosse anarchia in quello spogliatoio, dovrebbe essere così. Ma se non funziona proprio niente, 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 niente di quello che si è visto l'anno scorso, qua viene incontro a quella che è la mia tesi, che questi mentalmente stavano già mollando l'anno scorso e Spalletti lo ha capito. Sì, perché magari divergenze con De Laurentiis, ma diciamo che Spalletti non è che abbia proprio fatto il diavolo a quattro per provare a rimanere. Evidentemente aveva fiutato qualcosa il signor Spalletti, ma io, boh. Fatto sta che è stato gettato un vero e proprio capitale questa stagione qua. È stato bruciato un capitale perché se l'Osimhen l'anno scorso valeva 100, quest'anno non vale più di 70. Stesso discorso per Kvaratskhelia, comunque è svalutato. Ecco perché io dicevo, secondo me fanno un affare a venderlo già a gennaio, secondo me fanno un affare. Ecco perché lo dicevo, tanto lo venderanno a giugno. E ora la fuga di notizie di Kvaratskhelia, e ora lui che annuncia di voler giocare in Inghilterra, lì non lo sa manco lui dove vuole giocare. Oggi si parla di Paris Saint-Germain, oggi. Boh, sì, è vero che sul calciomercato le puttanate sono assai, però una società convinta dice il giocatore appena firmato il rinnovo, è incredibile. Una società veramente convinta di quello che sta facendo. Evidentemente c'è proprio aria di smobilitazione e penso che un'eliminazione col Barcellona potrebbe dare l'ulteriore mazzata a questa stagione, ma non perché abbiamo ambizioni di Champions o per il Mondiale per club manca ancora un anno. Figuratevi, onestamente, sarebbe liberi tutti, praticamente, sarebbe liberi tutti. E questa è una stagione che può finire davvero non bene per il Napoli di questo passo. Vabbè, la partita sta cominciando. Iscrivetevi al canale adesso. Facciamoci quest'ora e mezza di passione, anche se io proverò a superarla, anzi, per certi versi l'ho superata, perché io su determinati argomenti ho finito di dire la mia. Il mio pensiero è quello e non cambia. E naturalmente riavviso i naviganti che anche se dovessimo perdere 5-0 stasera, ogni commento su un determinato tenore, di un determinato tenore, sarà cassato. La tentazione per le prossime partite della Juventus di disabilitare i commenti è forte, però non sarebbe, per certi versi non sarebbe neanche giusto. È una cosa che balena nel mio cervello, ma non sarebbe neanche giusto per chi si comporta bene. Proviamo a analizzare quanto succede in campo. Le facce le vedo belle incazzate. Io sono ottimista, ci vediamo dopo.